Storytime, Evoluzione Radio. Bentornati cari amici ascoltatori, bentornati in nostra compagnia. Io sono Bartolomeo, siamo negli studi di Milano di Storytime e oggi sono in compagnia di Simone Carnaghi e Daniel Reda. Ciao ragazzi, come state? Ciao Bartolomeo, ciao a tutti. Benvenuti nel mio piccolo studietto, tutto bene? Benissimo. Allora ragazzi, qua abbiamo un po' l'istrumentista. Allora, chi è Simone? Sono io. Allora, ho azzeccato pure il banner, ma che bravo che sono oggi. Abbiamo un po' l'istrumentista, cioè sto ragazzo, posso dirlo io? Me la fai togliere questa soddisfazione. Vai. Passami il CD gentilmente. E grazie per il ragazzo, tra l'altro. ci mancherebbe, ci dobbiamo scambiare le cortesie qui tra vecchietti. Ragazzi, 12 canzoni. Io produco musica da tanti anni, voi lo sapete ascoltatori, però lo faccio in maniera elettronica, quindi 12 canzoni, tutti gli strumenti completamente registrati da lui, mixati da lui, suonati da lui. Cioè, tu sei un cazzo di genio, lasciatelo dire. E tu invece, ecco, ci hai messo la voce. Io ci ho messo la voce, però appunto la particolarità di questo album rispetto a quello che c'è in giro oggi è proprio questo, perché oltre ad averli suonati, aver suonato tutti gli strumenti lui, sono parti veramente complicate. Certo, immagino. Questo ha portato adesso il problema di trovare poi musicisti che potessero suonare. Esatto. Quindi mettiamo qua che così si fa. E tra l'altro è un CD particolare perché è un concept album, sì, che tratta, parla di alcuni aspetti che stanno consumando il nostro mondo. Infatti, il mondo in cui viviamo. Ho visto digitalizzazione, ho visto soldi, ho visto una specie potere, di potere, egoismo, invidia, sì, l'ambiente, perché purtroppo il nostro mondo è unico e lo stiamo distruggendo. E basterebbero, esatto, a dire il vero, pochi gesti, piccoli gesti, per invece migliorare tantissimo. Hai ragione. La situazione. A noi ce lo insegnavano a scuola, poi si sono persi via i grandi che ce lo insegnavano e hanno iniziato a fare invece quello i che casini, non dovevano fare. Perché mi sembra giusto, no? Fai quello che ti dico, ma non fare quello che faccio. Maledetti che sono, ma prima o poi moriranno tutti. E questo album è nato da un gioco. Iniziai circa 3 anni fa giocando con alcuni brani che già avevo composto e pubblicato in un mio precedente album, Slender Ops. Ho riarrangiato questi brani, hanno, diciamo, adesso una veste differente. Okay. Mi hanno ispirato tantissimo per la composizione degli altri brani che fanno parte poi di questo concept album. Cioè, è pazzesco, ragazzi. Poi io non riesco ancora a capire, 12 canzoni tutte completamente ideate, progettate, ideate, registrate, mixate, masterizzate da te, tranne appunto nel discorso voce, dove c'è appunto la tua partecipazione. Sì, e una voce tra l'altro particolare, perché Daniel arriva dall'heavy metal epico. Epico, esatto. E questo è un genere differente, perché guarda, qui ci spostiamo più sul prog. Infatti ma inizialmente non c'era un giusto approccio, insomma è stata un po' una sperimentazione, però alla fine abbiamo voluto cercare proprio di inventare qualcosa di nuovo è impossibile. No, ormai al giorno d'oggi ormai no, non si può più. Però è stato fatto quasi tutto. Miscelato, ecco, degli elementi particolari. Io sono un patito degli Iron Maiden del periodo anni 80. E si vede, si vede anche dalla cover, si vede dalla guarda, si vede lontano. Sei molto attento, assolutamente, dalla cover e dai capelli. Ecco. Cioè, ti mancano solo le Reebok Pump, te le ricordi quelle alte col pompino? Me le ricordo come. Madonna, che ricordo che mi hai bloccato. I bei tempi. Madonna, come si stava bene, ma chi ce l'ha fatta fare arrivare in questo 2000? Da quando è iniziato il 2000 sono successi i bordelli. Diciamo, ragione Maya. Comunque questo album deriva da una grandissima passione, si perché vede, come dicevo, 3 anni comunque che ho dedicato con tutto me stesso. Io insegno da oltre 15 anni basso elettrico, batteria e chitarra, pensate. E i testi ho composto tutto io, anche tutto il concept. Oh guarda, sei un grande, fatelo dire, cioè veramente siete grazie. Due grandi, perdona se però, no sai, ma ci mancherebbe altro, l'attenzione è giusta che sia su di lui, perché effettivamente ha creato un piccolo miracolo, perché cioè, è un miracolo veramente. Sì. Ma poi l'idea comunque che tu insegni 3 strumenti, li conosci così bene tanto da insegnare agli altri, cioè per me, io malappena riesco a suonare i miei synth, cazzo. No, guarda, adoro veramente il mio lavoro, mi piace la comunicazione, musica è comunicazione. Assolutamente. Daniel è un mio amico ormai dal 1997, abbiamo già suonato anche in un altro CD insieme, lui è l'ex cantante dei Pandemonium, quindi abbiamo fatto tante, ma cacchio, ma vero? Tante, sì. Ma io li conosco i Pandemonium. Esatto, ma sei sì, un grande, dammi il pugnetto. Caspita, sì, ma probabilmente sono anche venuto a sentire con la mia ex fidanzata, bella testa di cavolo quella lì. E volevo anche dire una cosa importante, allora il CD è ben pubblicizzato dalla Wanaikia Record di Mr. Jack, che tra l'altro colgo l'occasione, lo saluto tantissimo. Ciao Mr. Jack. Ciao, grazie del tuo prezioso lavoro. Grazie.
e può essere trovato su tutte le piattaforme online, quindi anche in digitale, quindi è molto, molto ben pubblicizzato. Benissimo, allora cari amici ascoltatori, cioè io starei qua tipo giorni interi, veramente giorni interi, però ho i miei maledetti tempi tecnici della radio, quindi prima di non chiudere, però prima di iniziare ad avere fretta in questa intervista, voglio dire una cosa, cioè non è riuscito manco il COVID ad ucciderci. No, non ce la farete, non ci avrete mai. Non ci avrete mai, hai ragione. Non ci avrete mai. La musica, la musica, guarda, è un qualcosa che ci accompagna e... ed è la nostra medicina, quindi assolutamente altro. Ma mangiatevela voi la pillola del COVID, ma chi se la vuole mangiare? Guarda, io dico veramente una cosa, io ho iniziato a fare radio da solo 2 mesi e prima facevo totalmente altro, ma sono dedito alla musica al 100%, e se non ci fosse stata la musica io non avrei non sarei sopravvissuto né al COVID né a questo periodo di chiusure, né tantomeno ai momenti di difficoltà economica. Cioè io lo dico molto onestamente, dove non ci arrivano le aziende che pagano poco, ci è arrivata la mia musica, il mio modo di fare musica, il mio proporre musica. Quindi grazie al cielo esiste sta caspita di invenzione. Meno male, meno male. Ragazzi, quindi questo è il progetto, diciamo, più imminente 2022. Questo è uscito a settembre 2021. Quindi il fatto di promuoverlo è proprio, diciamo, il vostro obiettivo 2022, no? Esatto. Sì. Avete già in produzione anche altro, mi hai detto, diciamo, prima. Diciamo che ci sono delle belle sorprese, non voglio rivelare tutto adesso. Niente. Ma arriveranno allora, breve, rimanete allora sintonizzati sulle nostre pagine YouTube e Facebook, che adesso vi vengo a dare assolutamente, e quindi niente, non spoileriamo nulla, magari voi ci eravate lì già pronti a spoilerare, a cercare di copiare te. Oh cavolo, teniamo sulle spine un attimino. Assolutamente giustissimo. Allora io qua, come Facebook e YouTube, ho It Will Last, esattamente, giusto? È quello, esattamente. Ok, allora facciamo così, riprendiamo da capo. Cari amici ascoltatori, come dico sempre io, il nostro non è un programma di solo storytelling, ma serve, siamo qua anche per cercare di creare interconnessioni tra i nostri ospiti che ci raccontano la loro vita, la loro attività e le loro passioni, e voi che siete tanto carini ad ascoltarle e a stare a casa, insomma, ad ascoltarci in generale. Perciò io fra poco darò i vari contatti dei qui presenti Simone e Daniel, che sono due mega professionisti della musica, non sto neanche qua a ripetere, sennò sembra che voglio lavarvi la faccia, mentre il mio è veramente un complimento. Grazie. Sentito. Grazie. Da un autodidatta che, a parte 2 anni di chitarra, non ha mai studiato niente e ha fatto seriamente fatica a imparare a fare quelle 4 cose che sa fare, dico, suonare e insegnare 3 strumenti, veramente chapeau amico, chapeau. Grazie. Perciò assolutamente pretendo dai miei ascoltatori, che devo dire la verità non mi hanno mai tradito in tal senso, pretendo un po' di supporto a questi due ragazzi e soprattutto al loro album. Quindi per cui io mollerò adesso numero di telefono, mail, Facebook e YouTube dei qui presenti Simone e Daniel. Mi raccomando, vi esorto a contattarli per una collab, andare a un concerto, ascoltare il CD, bersi una birra. Allora, cari amici ascoltatori, 349-71-72-740, è pure facile da ricordarsi sto numero, perfetto. simone.carnaghi.80@gmail.com, Facebook It Will Last, YouTube It Will Last, che è il nome dell'album e quindi anche del canale, corretto? Esattamente. Ragazzi, vi lascio qualche secondo per salutare a casa, perché siamo proprio addirittura d'arrivo, e poi chiudo la puntata. Allora, un salutone a tutti i nostri amici che ci stanno supportando, a mia moglie Maria e al buon Mr. Jack. Ah, ma c'hai pure il tempo di sposarti? Ma dormi la notte? ma dormi la notte? Sì, ci qualche oretta la fa. Come si chiama tua moglie? Come si chiama? Maria. Maria, ciao, piacere di averti conosciuto, ma lo fai dormire la notte? Sì, beh, no, allora non farlo dormire più. Anzi, ti dirò, ha fatto i cori nel CD, mia moglie. Grande, esatto, ecco. grande. Beh, allora salutiamola con calore, insomma, visto che ha partecipato al progetto. Benissimo, amici, 9 minuti e 35, ve l'avevo detto che prima di 10 non finivamo, perché era troppo interessante questa intervista. Breve ma intensa. Allora amici, noi ci fermiamo qua, ci andiamo a bere un cafferino con i ragazzi e torniamo subito. Voi non cambiate canale, o comunque non cambiate radio, perché altrimenti vi mando tutte le heavy metal band che ho conosciuto qua dentro, con le moto che fanno casino con l'Harley Davidson, armati fino ai denti, a menarvi come dei sacchi a pelo, giusto? Giustissimo, ecco. Che bello avere il following come Godo. Grazie mille ragazzi del vostro grazie tempo. Grazie a voi, davvero. Grazie. Ciao a tutti. Storytime Evoluzione Radio, bye bye. Storytime Evoluzione Radio.